Una pagina significativa nella storia della parità di genere regionale e nazionale, poiché intende inaugurare una fase di progettazione di azioni per superare l'insieme dei divari ancora esistenti. Così la consigliera Titti De Simone sull'attuazione dell'agenda di genere della Regione Puglia, un programma che vuole superare il gender gap trasversalmente a tutte le aree e le politiche regionali. È stata presentata in Regione nell'ambito della strategia per la parità di genere e la presenza di esponenti femminili del mondo della politica che ne hanno supportato il lavoro e l'approvazione. Stiamo presentando l'agenda di genere ai comuni pugliesi. L'agenda di genere è la nuova strategia regionale per superare le disuguaglianze di genere, per superare il gender gap in questa regione, una strategia trasversale a tutte le aree, tutte le politiche regionali che orienterà il nuovo ciclo di programmazione. I comuni hanno un ruolo importantissimo nell'attuazione dell'agenda di genere, sia sul piano delle linee di intervento che verranno finanziate con i fondi europei e quindi dei progetti regionali, sia per quanto riguarda le proprie progettualità, per esempio a valere delle risorse del PNRR. Quindi una strategia comune, una sinergia forte, è quello che oggi ovviamente abbiamo deciso di stringere insieme Regione e Comuni, insieme all'ANCI naturalmente.